Lei si è sentito Dex Wheeler in tutti questi anni? Certo, senz'altro. Figurine che creano figurine, persone che creano personaggi e per questo passano alla storia, al mito e alla leggenda e naturalmente all'edicola sotto forma di fumetti. Gianluigi Bonelli, categoria pioniere e poi stella di prima grandezza delle storie disegnate, categoria papà di Tex Willer e dovrebbe bastare questo anche se non è tutto qui. Nasce a Milano nel 1908. Fin da ragazzino è un lettore appassionato, Conrad, Stevenson, London, orizzonte e avventura. Comincia a lavorare con le storie disegnate negli anni 30, scrive sceneggiature, L'audace, Rin Tin Tin, L'avventuroso. Nel 41 rileva L'audace e diventa editore. Intanto si è sposato, ha avuto due figli, Giorgio e Sergio, che diventerà anche lui una grande firma del fumetto italiano e darà vita sulle ceneri della vecchia casa editrice del padre alla Sergio Bonelli Editore, Dylan Dog per intenderci. Nel primo dopoguerra Gianluigi Bonelli prova varie strade, disegna I giustizieri dell'West, poi altre storie. Nel 1948 comincia il sodalizio con un disegnatore eccelso, Aurelio Galeppini, detto Galep, e inventa due nuovi personaggi, Occhio Cupo, in cui spera molto per un grande successo, e Tex. Al ranger giusto e amico degli indiani, Bonelli non attribuisce grandi possibilità di successo e viene clamorosamente smentito dai fatti. È proprio Tex il colpo del secolo ed è lui oggi quella specie di cowboy democratico ad essere, dopo Topolino, il fumetto più longevo della storia. Il successo strepitoso di Tex potrebbe indurre Bonelli a fermarsi, ma non è il tipo. Altri personaggi che escono dalla sua fantasia sono Plutus, 1949, Yuma Kid, 54, Davy Crockett, 56, Hondo, 57. E quando l'eroe non lo inventa lui, scrive storie e sceneggiature per gli eroi creati dal figlio Sergio, come alcuni episodi della serie Zagor. Le sue indicazioni ai disegnatori sono precisissime, le sue sceneggiature sono dei veri storyboard come quelli del cinema. Nel 1991 scrive la sua ultima storia, Tex e il medaglione spagnolo, e poi continua ancora a supervisionare tutto, a consigliare, a correggere, fino alla fine, a 92 anni, quando la morte, per tutti i diavoli, avrebbe detto Tex, se lo porta via. Quando Tex vede la luce per la prima volta 1948, nemmeno Gianluigi Bonelli ci crede troppo. E invece quel cowboy che nelle prime avventure somiglia a Gary Cooper avrà un successo straordinario. Tex è un ranger, ma è anche capo supremo di tutte le tribù Navajos, nonché agente indiano della nazione Pelle Rossa. Con lui non si scherza, sta dalla parte degli umili, dei buoni, degli indiani e dei texani per bene. Combatte bande di fuorilegge e indiani cattivi. L'eroe positivo, senza macchia e senza paura, ovvio, non è una novità. Il tratto nuovo è che Tex è, senza se e senza ma, un sincero democratico. La prateria non ha mai avuto un guardiano così giusto. E poi Tex e i suoi pals, Kit Carson, il figlio Kit, il Navajo Tiger Jack, sembrano davvero invincibili. Lui è infallibile con la pistola, spiritoso ma duro, inflessibile, insomma un eroe, umanissimo eroe, che quando si ferma al saloon non beve nemmeno. Solo ordina una bistecca grande come il Texas e una montagna di patatine. Tex, insomma, basta la parola. Gianluigi Bonelli somigliava al suo Tex? Forse sì. Fisicamente era un gran pezzo d'uomo. Come Flaubert con la sua Madame Bovary, disse anche lui, Tex sono io. Ma se una somiglianza artistica esiste, l'accostamento obbligato è con Emilio Salgari. Come lui, anche Bonelli non aveva visto i luoghi che raccontava. In America, racconta il figlio Sergio, ce lo portammo io e mio fratello Giorgio. E davanti alla Monument Valley, quel prodigio di canyon e montagne, Gianluigi disse semplicemente così, già vista, cioè già pensata, inventata, disegnata, raccontata, insieme a un certo testo.